Sindaco Vincenzo Capezzuto, oggi questo nuovo pulmino a energia elettrica, ambientalmente compatibile, sicuramente sarà un mezzo che verrà messo a disposizione della collettività, un mezzo che va verso Procida e che vuole dare un segnale di portare Procida verso un cambio di passo, almeno dal punto di vista dell'ambiente, cosa che da molto tempo si dice e che probabilmente oggi è un primo segnale. Sicuramente è vero, noi abbiamo aderito ad un progetto di mobilità sostenibile e devo oggi essere onorato di essere l'unico comune delle tre isole che è riuscito a portare a compimento questo progetto. Il progetto di mobilità sostenibile è un progetto ANCIM indirizzato alle isole minori. Procida è l'unica isola che è riuscita a portare a compimento questo progetto. È l'unica isola che è riuscita a portare qui sul nostro territorio due mezzi elettrici, ne sta arrivando un terzo, per poi farne cosa? Sicuramente il comune oggi si deve dotare, se vuole riuscire a dare quel messaggio culturale diverso, vale a dire una diversa mobilità, una mobilità cosiddetta sostenibile, deve cominciare a dotarsi per prima di quelle che possono essere tutti i mezzi che possono oggi creare le condizioni per una mobilità sostenibile. Dotare il comando dei vigili urbani di mezzi elettrici, dotare oggi il comune di un pulmino elettrico a servizio forse degli studenti come scuolabus, o dotarlo per servizi rivolti verso le categorie deboli. Sicuramente questo è il messaggio culturale che il comune per primo deve dare. Un ringraziamento particolare va dato al comando dei vigili urbani. Comando dei vigili urbani che nella persona del comandante è riuscita a portare a compimento questo progetto non solo nel arrivo qua dei mezzi elettrici, ma anche nel sicuramente portare avanti tutti gli adempimenti amministrativi necessari. Comandante Giuseppe Trotta, oggi Procida acquisisce dei mezzi elettrici che verranno messi a disposizione del suo comando. Qual è la funzione, qual è l'utilità? Allora, innanzitutto voglio dire che questo è un progetto ambizioso che nasce già nel 2002. Solo le lungaggini burocratiche, i cambi di governo, dei ministri, dei ministeri hanno portato solo nel 2007 all'approvazione di questo progetto. Da quel momento in poi ci siamo attivati per mettere tutte in atto le procedure necessarie alle acquisizioni. Quindi abbiamo avuto dal Ministero con i propri fondi un'auto Fiat Fiorino e due minibus. Il primo è già arrivato, l'altro arriverà a breve e sarà anche diciamo, utilizzato per i portatori di handicap. Qual è l'obiettivo? È quello di snellire il traffico cittadino, evitando questo flusso continuo di veicoli, soprattutto quando c'è il periodo delle scuole, le entrate e le uscite dei ragazzi. Noi metteremo a disposizione, forse anche con il mio personale, una scuola bus che provvederà ad accompagnare i ragazzi da casa a scuola e da scuola a casa. Un altro obiettivo è quello di favorire il movimento dei pendolari, la loro partenza e il loro rientro dal continente. È la sicurezza l'obiettivo principale che si prefigge il nostro ufficio. Ingegner Guerrieri, Ener Blu, ci illustra le potenzialità di questi mezzi che oggi sono arrivati qui al comune di Procida, mezzi elettrici che serviranno per scopi sociali. Sì, i due veicoli fanno parte della produzione della Ener Blu, che da oltre 13 anni trasforma veicoli di serie già esistenti in veicoli a trazione elettrica, pura trazione elettrica, che con una unica ricarica che avviene di notte può garantire una autonomia per i servizi della giornata, per chilometri che vanno dai 100 ai 120, 150 a seconda dei modelli. La cosa più importante è la batteria, che è di ultima generazione, quindi una batteria ad elevata capacità. Tecnicamente si tratta di litio polimeri, quindi il miglior risultato oggi disponibile sul mercato per quanto riguarda il rapporto peso-energia contenuta. Pasquale Sabbia, delegato ai trasporti per il comune di Procida, abituato a prendersi schiaffi un po' dappertutto con i tempi che corrono tra traghetti, autobus e mezzi vari. Oggi Procida si dota di strumenti importanti che vanno
verso quella sostenibilità che da tanto si professa, ma poi è difficile da concretizzare. No, questo è stato un ottimo progetto portato avanti col Comando Vigili Urbani per dare un esempio a proposito di quali potrebbero essere i mezzi circolanti per l'isola, che abbiamo raggiunto una saturazione di fra auto e motorini al punto tale che veramente è diventato insostenibile. Nel campo, diciamo, prettamente trasporti, dopo tanti anni sono riuscito ad avere un pullman nuovo, specialmente per la zona di Terra Murata, dove l'inquinamento si sentiva di più proprio per la tipologia di strada o di collegamento. E quindi se riusciremo anche a snellire il traffico veicolare mattutino con i ragazzi delle scuole e con, io secondo me, più verso gli handicappati, che approcita bene o male nei mini taxi hanno una dotazione di handicappati. E quindi è una cosa importantissima, specialmente in un paese dove le barriere architettoniche purtroppo molte volte non sono eliminabili per la tipologia stessa dell'isola.